si vive molto male, anche perché sono molto in ritardo i vaccini e stiamo aspettando. Io ho fatto il primo, adesso devo fare il secondo, però tante persone che conosco sopra gli 80 non hanno ancora fatto il vaccino. Pronti a farsi vaccinare sicuramente, è un momento di tristezza, speriamo che la luce in fondo al tunnel arrivi alla svelta, perché ne abbiamo bisogno proprio. Cioè, non siamo sicuri, non siamo tranquilli, anche perché vediamo tanta gente in giro, specialmente senza mascherine, i ragazzi fumano. Cioè. Non se ne esce, adesso è lunga. Le vaccinazioni, che mi ha sorpreso molto la faccenda della Lombardia, che diceva la Lombardia fiora all'occhiello su tante cose, poi ci siamo trovati che non è così. Questo mi ha spiazzato un po', devo dire. Trovo che la Lombardia stia facendo veramente una brutta figura. Dovevamo essere l'eccellenza, in realtà siamo l'ultimo fanalino di coda, per cui non la sto vivendo bene. Ho 4 figlie, quindi devo infondere loro coraggio, forza ad andare avanti, perché tanti di loro sono in cassa integrazione. Mio marito comunque è già stato vaccinato, tutto bene, la prima dose, la seconda dose la dovrà fare fra qualche giorno. Anche lui si trova benissimo, insomma si deve essere positivi, altrimenti non andiamo, il mondo si ferma.